Neanche per idea, Santi-chan. No, Santi-chan, no! No, 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 non ce l'ho con te, tranquillo, non ti arrabbiare. Santi-chan è Delfina Santi-chan Calderon de Loia! Mi volevi ignorare, perfetto! Mi volevi ignorare? Hai dimenticato chi è Lorenzo? Adesso lo ricorderai! Adesso! La telecamera! Esattamente, un bello La spettacolo! telecamera! Spettacolo assicurato! Santi-chan! Bene, 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 mio caro amico Massimo. Ora conoscerai il lato oscuro della luna, in questo caso della nostra adorata amata Delfina Santijan Calderon de la Hoya. Preparati che ora arriva il bello. Mi ricordo di quella volta quando ho truccato i tuoi conti con Delfina, com'era contenta la tua sposa. La falsa operazione di tua madre. Sai chi le ha dato la pozione che l'ha avvelenata per portarla alla clinica? La tua Delfina! La tua Delfina! Il DNA! Ti ricordi il DNA? Sì, mi ricordi il DNA! Sì, Franco! Franco! Che hai detto? Franco! Chi è il gemello adottato? Sì, Franco! Nico è un Fritzenbalden, in realtà, e Lautaro è anche lui un Fritzenbalden, però la tua Delfina! La tua Delfina? Delfina non voleva perdere altro denaro! Preparati, Massimo! Ora conoscerai la mia sposa, la tua Delfina. La tua Delfina. Prima che con te si è sposata con me. Va bene, ci salutiamo con questa bella immagine. Chiudi la bocca se sei troppo sorpreso. Un abbraccio, amico mio. Addio. Arrivederci. Ciao, ciao. Io ci metterei dei cuoricini, che dici? No, no, va bene così. Sì, su ogni Vabbè, è punta molto della rosa, mela. Flor, molto È rosa. rosa, ma carino, ti metteranno un bel Sì, voto con questo beh, se modellino. lo Ha dici un tu. orsocchino di magico. Va bene, vado in palestra. Viene l'assicuratore e voglio controllare bene la faccenda. Va Proviamo bene. con questo. Flora, se sai qualcosa di Massimo, Sì, chiama. tranquillo, ti avverto. Anche D'accordo, tu, sì. mi raccomando. Sì. Facciamoci le finestre, sono i dettagli che Basta, contano. contalo. Appena sarò arrivata in palestra ti farò sapere. Spero di Sì. riuscire a prendere i soldi Io invece spero che non arrivi dell'assicurazione. qualche impiccione in ospedale. Voglio ritirare i risultati delle analisi in pace con il mio uomo, abbracciati. Stupida. Ascolta, devo andare a vedere se scopro Sì. qualcosa. Tu resta qui con Va i bene. ragazzi e non mandarli a scuola. Chiamami e voglio sapere anch'io, eh. Tranquillo, ti chiamo. Ah, ciao. Secondo, come mai qui? Volevo sapere di Massimo. Ah, È migliorato? aspetti qui, vado in ospedale, così poi le faccio sapere. Vado e torno No, subito. tranquilla, non è necessario. Dai, vado io. No, no. No, non voglio che tu vada, ti fa male Ma non è dirlo. vero. No? Per i ragazzi che voglio andare, perché se lo vedo personalmente posso dire ai ragazzi come sta davvero, se sta, diciamo, bene, devo vederlo. Beh, e se vuole aspettare qui, così aiuta i ragazzi, va bene? No, no, Io torno aspetta. subito, grazie. Dona la salute al mio signore, San Sarkis. San Sarkis, oh, contessa! Come sta? Tu sei stato tutta la notte qui, come fai a non sapere come sta? No, come sta lei? Male. Non ho chiuso occhio per tutta la notte, sono tanto preoccupata per mio marito. Che strazio, perché questa sofferenza, Anche io ho marito? pregato, pregato, pregato e non ho chiuso occhio. Sei stato molto bravo. E dimmi, ha chiesto di me, ha parlato, ha reagito, è successo qualcosa? Dottore, dottore, per favore, mi dica che mio marito si rimetterà, che starà meglio. Io ne ho tanto bisogno. Ho brutte notizie. Lo stato del conte è molto critico. Che cos'ha, dottore? Non sappiamo bene cosa abbia. È molto probabile che non si riprenda. Se non fosse un po' arbitrario da parte mia, le direi che quest'uomo si sta lasciando morire. Mi scusi, cosa intende dire? Voglio dire che noi non possiamo fare più niente, non ha alcun organo che funzioni regolarmente. Io non ho mai visto nessuno in queste condizioni. Non c'è una spiegazione o una terapia per questo male. Mi dispiace tanto. Mi scusi, mi scusi, no, non ho ben capito. Che cosa vuole dirci? Che forse abbiamo bisogno di un miracolo. No, amore mio, ti prego non morire, per favore, Dottore, mi prometta che farà tutto il possibile per salvare mio marito. Sarò sincero, le condizioni del conte sono gravi, delicate. Ci sono tante possibilità che riesca a uscirne. Oh no, povero Massimo, no, Signora, no. Contessa,
Contessa. Sì. Ora procederemo con un altro tentativo, va bene? Mm-hmm. Io non voglio crearle false aspettative, faremo tutto ciò che potremo. Sì. Va bene. Ma sì. Dovete essere pronti al peggio. No. Va bene, ma mi prometta che farete il possibile, perché lui mi ama con tutta l'anima e la mia vita senza di lui non avrebbe alcun senso. Sì, certo. Ora, se mi vuole scusare, vado a dare indicazioni per la nuova terapia. Certo, prego. Grazie, grazie. Evaristo! Che ci fai qui, brutta servetta? Quell'uomo sta morendo e tu non hai alcun rispetto! Vattene, vattene! No, non me ne vado, io non me ne vado, Delfina, non lo lascio solo. Non te ne vai, non no. Le lasci sola? Sicurezza? Via! No, 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 no! Evaristo! Bene, manca solo la firma del titolare e posso consegnargli l'assegno. Dove? Ecco, mi dica ecco. Dove, che le firmo quello che vuole, dove vuole, come piace a lei. Via l'assegno, avanti. Ecco una firmi bella qua. Firmetta. E mi serve anche la carta d'identità, per favore. Che cosa? Non si chiede la carta d'identità, coraggio, una signora. Firma, firma. Vedi, qui, tesoro, ci dia la firma. No, 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 non è il momento. Aspetta, cosa? Ho da fare. Anche per questa bambina insopportabile ha appena visto i ladri con gli attrezzi rubati. D'accordo, d'accordo, ridatemi l'assegno. Li ho visti prima, davanti al prato. Il prato, qual è il prato? Basta, per favore. Quello all'incrocio, andiamo. Sì. No, no, evitate, evitate. Andiamo. Prego, smettetela, basta. Aspettate, fermi. Restate qua, lasciate fare a noi, non voglio che vi facciano del male. Franco, è una pazzia, questa gente è capace di tutto. Per favore, chiamiamo la polizia. Ma sei matta, la polizia arriverebbe troppo tardi. Franco ha ragione, noi andiamo, voi restate. Siete degli incoscienti. Forza, mi dia quell'assegno, glielo chiedo per favore. Ce l'ho via. Dimentichi gli attrezzi, servono solo per pompare i muscoli che poi spariscono immediatamente. Mi dia quell'assegno, glielo chiedo per amore dello sport. Va bene, vediamo se ci arrivate. Se quella riesce a prendere i soldi, addio palestra. Forza, dobbiamo andare. Voi restate qui, eh. Voglio che mi dia l'assegno, idiota di un assicuratore. Accidenti, Bonilla, perché sono così sfortunata? Perché non ricevo la grazia di poter riuscire a fare una piccola truffa? Ascoltala, dea della fortuna. Dalle i soldi, voglio il mio 30%, ok? Il mio 30%. Sta zitto. Mi scusi. Vi prego, Fatina, aiutate il mio conto, aiutatelo, vi prego. Nicholas, sei tu. Prendi i miei amuleti e la noce e portali subito in ospedale. Ho fatto. Manca solo... Non può essere. Che cosa c'è? Niente. Niente, non è niente. Mi spieghi cosa è successo? Che... l'albero... ha perso tutte le foglie. No, ci sarà una foglia verde ancora viva, ti prego, cercala. Dobbiamo salvare Massimo. Non c'è nessuna foglia verde, Flor, nessuna, non ci sono. Cerca, portala qui, ti aspetto all'entrata e non lo dire a nessuno. Eccola, Flor, ce n'è una. Perfetto, ti aspetto all'entrata. Non parlare con nessuno, non voglio che gli altri lo sappiano, d'accordo? Un bacio. Ti prego, resisti. Resisti, ti salveremo noi. Ai, ai. Ehi, attento. Sto bene. Forza, ehi, forza. Sì, vediamo chi è, lo voglio vedere. Sì, è lui. Che sta facendo? Sta parlando al telefono. Parla al telefono. E con chi parla? Non lo so. Che facciamo? Non lo so. Che fate? Non lo sapete che ci fate qui. Vi avevo detto di non venire. Veniamo anche noi. Chi vi piaccia o no? Sì, è emozionante, non me lo voglio proprio perdere. Shh, abbassate la voce adesso. È pericoloso, se state qua andate via. Faccia non gridare, abbassa la voce. Che si fa? Affrontiamoli, andiamo tutti insieme. No! Che dici? Sei tu, Bada! Sei tu la soluzione! Bada, solo no! Sì, vai tu, non ti conosce, distraelo! Dai! Sì, hai ragione, dai! Sì! Facciamo una cosa, io e te andiamo ai lati, lo accerchiamo, no, va bene? No, andiamo insieme, così ci copriamo. Bene, andiamo. Restate qui! Fate attenzione!
e lasciami in pace. Mi ascolti, volevo sapere... Che vuoi? Volevo sapere dove si prendono questi... Fermo, sta buono! Fermo, fermo! Fermi o sparo! Martin, guarda che quello è per tutti. Non ce la faccio, ti giuro. Tra questo dolce che è ottimo e l'ansia che sale perché voglio che Massimo si riprenda e torni presto a casa, mangio senza rendermi conto, ma... Ti d'accordo, capisco. Te ne lascio un pochino, ma sì. Solo un po'. Oh, il piccolino viene ancora imboccato, non cresci mai tu. Ma che ti prende, sei insopportabile. Ma stai zitto, guarda come ti comporti da ragazzino. Massimo ha bisogno di adulti. Vabbè, che parlo a fare, non sei ancora un uomo. Ma che dici? Noi due siamo uguali. Ma che uguali? Io sono una donna in piena regola, capisci? Una donna. Ma chi credi di essere? No, Thomas, tranquillo, tranquillo. Lasciami. Tranquillo, basta. Fermare tutto, che sta succedendo con tutto questo baccano? Che succede? È un bambino capriccioso questo, un capriccioso. Sì, Nicola, dove andare con borsa di fiorenza? Beh, che... Flor, me l'ha regalata con tanto amore, non potevo rifiutare. Il telefono, pronto? Nicholas, sbrigati, il conte sta molto male. Vado. Massimo sta male, molto male. L'ha detto Flor a Nicholas. Ha mentito, non sta bene. Vado in ospedale. No, vieni qui, no, calmati perché? Thomas, sta tranquillo. Lasciami. Tranquillo, va tutto bene. Tranquilli, piccolini, tranquilli. Tranquilli, tranquilli. Nicola. Aspetta, aspetta. No. Tieni lì. Ti prego, giù le mani, mocciosi. Salve. Dobbiamo fare molta attenzione. Sì, attenzione. Non ci dobbiamo fare vedere. Se ci scopre Delfina, il nostro tentativo fallisce. Sì. I medici, le infermiere, mi conoscono tutti, persino la cuoca. Sì, ma lei è buona, puoi fidarti di lei? Sei sicura che sia così grave? Sei spaventata, magari stai esagerando. Non sono spaventata, l'ha detto il medico. Massimo se ne sta andando, si sta lasciando morire. Solo un miracolo lo può salvare. Lo salveremo, lo salveremo. La dottoressa Parisi è richiesta con urgenza alla stanza 110. Stanza 110. E allora? È la sua stanza, Nicholas. Ha avvisato la moglie. Faccia il bravo, ci dia l'assegno, forza. Di sicuro a quest'ora quei mocciosi imprudenti saranno accerchiati da quei delinquenti o peggio ancora, giustiziati da quelle mani criminali. Li abbiamo persi ormai. Ah, oh, che i saggi di Cricoragan siano propizi, ma per me quelli sono scappati. La delinquenza è molto organizzata ultimamente. Perché non ci consegna l'assegnuccio? Su, faccia il bravo. Scusate, eccoli lì. Ma che bello, i ragazzi. Pare che stiano riportando gli attrezzi, ma che carini. Pare proprio di sì. Già. Che bello. Bene, vedo che è andata bene. Sì, è tutto a posto. Sono contento, avete recuperato tutti gli attrezzi. L'altro ragazzo è rimasto per la denuncia. Gli attrezzi sono qui, un po' danneggiati, ma funzionano. Non fa niente, vi farò avere un altro assegno pari all'importo delle riparazioni ai macchinari. Quindi questo... Va bene, grazie. Non serve più. Che peccato. Permette? A presto, per qualsiasi cosa chiamate. D'accordo, grazie. Volevo ringraziarti di tutto. Farei tutto per te. Grazie. Ragazze, anche voi siete state grandi. Grazie. Faccia, siamo stati grandi. Sì, è vero, siamo qui per questo, no? Ti aiuto con le cose? Sì, vieni. Oh, oddio, l'adolescenza, santa pace. È una fase così stupida, sofferta, altruista. Ma me la pagheranno. Maledizione e ancora maledizione. Eravamo solo a un passo dalla grande truffa. Io sono solidale con te, mia cara Malala, ma ora voglio i miei soldi. Avanti. Resisti, Boniglia, ti prego. Sono in lutto. Ho appena fallito in una delle mie brillanti idee. Malala, i miei soldi. Sì! Forza. Non ci credo. Mi è appena venuta un'altra brillante idea, mio caro. Se stavolta ci riesco, ti giuro che ti do il 30% e mi compro un titolo, amore mio. Sì. Mua. 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 È urgente, infermiera, si sbrighi, per favore. Sì, dottore. No, no, è urgente nel senso che starà chiedendo qualche piatto del suo paese. Oppure vorrà giocare a... Sì, certo, sicuramente. I vestiti di Massimo
Devo entrare. È Massimo? No. No. No, è impossibile, non può essere. Flo, perché l'avete portata qua per portarmela via di nuovo? No, credo che non abbiate capito. È in terapia intensiva e non posso vederlo nemmeno io. Ma ti vuoi far morire di infarto? Sei Maristo, che ti prende? Maristo! No, io non... È in terapia, però... È vivo! Dove? In terapia, è in un altro reparto dell'ospedale, ma è in terapia intensiva. Certo. E perché l'hanno portato in terapia? È peggiorato. È gravissimo. Bene, ma magari si tratta solo di una ricaduta. Non sarà così grave, giusto? Dov'è? Devo andare da lui, Evaristo, dimmi dov'è. No, la prego, non glielo posso proprio dire. Non insista, Florencia, per favore. Evaristo, guardami. Ti sembra che potrei fare qualcosa che lo metta in pericolo? Non credi che l'amore possa fare miracoli? Dimmi dov'è. D'accordo. E va bene, mi licenzieranno. Grazie. Piantala di fare la misteriosa, Malala. O stai per tradirmi un'altra volta? Uterrospo, forza. Quale sarebbe questo tuo nuovo piano criminoso? Dimmi quando mai ti ho tradito. Sentiamo. Io non ti ho mai tradito. Amore mio, dimentica gli attrezzi, la palestra e tutta questa pagliacciata. Sono due spiccioli in confronto alla fortuna che accumuleremo con questa idea. Mi piaci. Mi fa impazzire quando concentri quella tua mente malefica. Dimmi, qual è il piano, imperatrice? Rubare i gioielli di Krikoragan a mia figlia. Con l'assicurazione ci facciamo un bel po' di soldi, vedrai! Questo sarà il grande colpo. Tanto poi li possiamo restituire. Ecco. Ecco, attenzione. Ecco fatto. Che hai, Valentina? È così bello vedervi tanto amici, uniti come ai vecchi tempi, no? I grandi amici, Pace e Franco. Sono contenta. Uno per uno, perché vi voglio tanto bene. Grazie. Segnateli sul mio conto. Ciao. Faccia. Sì, senti. Io... Perché non, sì, non lo portiamo dentro? Sì, direttore, come sta? Lorenzo Monaco. Sì, esatto, io rappresento, sa... Delfina Santijan Calderon de la Hoya. Sì, vorrei avere il suo estratto conto. Sì, rappresento... Ma c'è un errore. C'è un errore, controlli meglio. Sì, controlli, perché c'è una variazione. No, non sto gridando, è che la linea è disturbata. Perché non controlla meglio ora? Sì? Ah, devo parlare con lei. Certo che ci parlo sicuro. Ora la chiamo. Ora. Hai sbagliato proprio tutto con me. Hai dimenticato chi è Lorenzo Monaco. E ora la pagherai. Ora? Tu ed io entreremo in azione. Resta qua. Controllala. Stai lontana da lei. Che combini? Un collage con le foglie per la scuola. Non hai capito. L'albero di Flor sta male. Se ci attacco le foglie, si riprende. Così starà bene. E a che serve, scusa? Non lo so. Ma voglio fare qualcosa. Non voglio restare con le mani in mano. Neanche ve lo fanno vedere. Non serve a niente riattaccarle.
Massimo non starà meglio. Se l'albero sta così, vorrà dire qualcosa. Ho già perso tante persone. Non voglio perdere anche Massimo. Non voglio. Non voglio Roberta. Sto facendo una cosa stupida. Mettiamo in pratica il nostro piano. Sì. Appena entro, tu devi andare in palestra e devi dire ai ragazzi che qui va tutto bene. Sì, su. Bene, sì, giusto, sì, bene. Perfetto. Ognuno ha la propria strada e il piano. Ascolti, non voglio che quella donnetta che ha cacciato via prima torni. Se la vede, mi avvisi. Sì, contessa. Strega malefica. Beh, andiamo, tutto chiaro? Vai. Sì, bene. Perfetto. Ragazzi! Dobbiamo fare qualcosa. Ragazzi, fatevi venire in mente qualcosa. Pensiamo, vai, pensiamo. Vai. Pensa, Evaristo, pensa. Ho trovato. E questo? Niente, è che ne abbiamo passate così tante ultimamente. Volevo un posto tranquillo per parlare. Non sono tornata a scuola. Ho voglia di fare una chiacchierata. No. Ti ringrazio per oggi, ma non posso dimenticare quello che hai fatto con Olivia. Ma io non ho fatto niente, basta, ti prego, non credimi. Basta, la bambina, basta. Non faccio la bambina, sei ingiusto. Perché credi a Olivia e non a me? Senti, non ho tempo di discutere, devo andare a lavorare. Ma dai, parliamone. No. Maria... Vai ancora a scuola, io lavoro, non mi va di avere problemi nella mia vita. Basta, sei una bambina, accettalo. Ma che c'entra l'età? Non fare capricci, neanche mi conosci e ti innamori di me. Torna a scuola. Mi hai ferita, Franco. Continua a trattarmi così e vedrai. È molto grave. Il polso è ancora debole. Voglio comunque che prosegua con la terapia che ho prescritto, va bene? Di più non si può fare. Oh, amore. Il mio amore con i tubi. Tranquillo, ci sono qua io. Mi prenderò cura di te e sono qui per starti vicino e proteggerti. Ti ho portato molte cose. Che vegliano su di me e faranno lo stesso con te. I miei amuleti. Ti proteggeranno. Le mie fatine sono qui con te e sanno che starei bene. Beh, tutti crediamo che ti riprenderai. Oh, Massimo, perché tutti ti vogliamo bene e perché io ti amo. E poi ho un rimedio infallibile. È una foglia dell'albero di mia madre. Mi ha sempre protetta. E proteggerà anche te. Ne sono sicura. Ti amo. Va bene. Con la strega, la pazza che fa incantesimi! Portatela via!
Aspettate, c'è un errore, dico sul serio. Davvero, no, no, vi prego, parlo davvero. Sto cercando di curarlo. Ti prego, chiudi quella bocca, ruba mariti. Portatela via. No. Guardate che cosa mai ha messo vicino al mio povero marito. No, no, non mi togli. No, no. Portate via anche queste, fuori di qua. Posso dire una cosa? Cosa? Tutto ritorna. Fuori di qui. Vattene via, pazza stregona, esci! Esci? Che ti avrò fatto? Magari qualcosa di buono. Ha fatto così, no? Pronto? Delfina. Penso che tu abbia dimenticato o sbagliato qualcosa. Adesso non posso. Se attacchi, peggio per te. Non posso! Pensavo che avessimo un accordo, sai, su quella questione. Allora ti devo spiegare qual è la situazione. Sono in terapia intensiva e Massimo sta per morire. Attacca, mettimi alla prova. Non ho paura di te. Mettimi tu alla prova. Perfetto, se è questo ciò che vuoi, ho una sorpresina per te. Ti dimostro di cosa sono capace. Se non fai ciò che ti dico, peggio per te. Non ho paura di te, povero imbecille. L'hai voluta tu. Te la sei cercata. Chiunque tu sia lassù, so che non mi conosci. O forse sì, perché alla fine ci conosci tutti. Bene, lo sai che io non ti disturbo mai, non mi piace farlo. Chiedo sempre alle mie fatine, che sono più terrene. Ti chiedo scusa, ma sento che non mi resta altra soluzione. Devo disturbarti perché non so proprio che cosa fare e perché ho bisogno che aiuti Massimo, perché non riuscirei a sopportare un altro dolore. Non so che cosa fare, ascoltami, ti prego. Flor, dolce bambina, non dimenticare la forza dell'amore. È l'amore che fa miracoli, è così semplice. È il tuo amore e quello di tutti gli uomini che può salvare il mondo. Che può salvare il mondo. Che può salvare il mondo. Ma certo, se salva il mondo, perché non dovrebbe salvare il mio Massimo? Ecco che cosa devo fare. Lo so. Per favore, resisti ancora un po'. Un altro po'. Sì, signore, ma certo che no. No, io volevo... Guardi, glielo dico perché so come sono i giovani. Volevo sapere se sono assicurati, perché è rischioso, so che valgono molto. Per quanto mi aveva detto che sono assicurati? No. Sì, meno male. Bene, mi tranquillizza allora. Molte grazie, arrivederci. Okay. Allora? Sono assicurati. Quanto? Sono assicurati per una somma milionaria. Evviva! Siamo ricchi, siamo ricchi, Malala! Andiamo a prosciugare tutta forza. Fermo, frena, Boniglia. Prima dobbiamo sapere dove sono i gioielli per poter simulare il furto. Ehi, aspetta un momento. Sì? Vuoi dire che non sai dove sono? No, non lo so. Mia figlia non mi parla mai di queste cose. Ma tu pensa... Dove andremo a finire se le figlie non si fidano più delle mamme? Che mondo! Hai proprio ragione, che mondo! Un vero schifo, una vergogna! Che fine farà questa società? Beh, neanch'io mi fido di lei. Veramente non mi fido di nessuno. Ora smettila di lamentarti e inizia a cercare. Inizia da quei cuscini laggiù. Subito. Meno male che riapriamo, perché tutte le mie clienti mi stavano stressando per telefono per sapere quando potevano passare. Conserva qualcosa anche per me, eh? Piano piano sta tornando la nostra palestra, eh? Hai visto? E poi finalmente oggi eravamo di nuovo una squadra. Fantastico. Scusa, non era tutto a posto tra di voi? Ragazzi, vengo dall'ospedale. E Massimo è molto grave. Come? Flor lo sa questo? Sì, sta già lì e mi ha chiesto di riunirci. Per fare cosa? Non lo so, ora la chiamo e glielo chiedo. Quindi non sta male, ma malissimo. Ma morirà? No, 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 non devi neanche pensarlo. Ora cerchiamo di aiutarlo e starà bene, dobbiamo pensare positivo. Se serve sangue posso donarne anche 3 litri, non mi importa. Oh, piccolo, avere cuore grande, ma essere troppo piccolino per queste cose. Il conte ha un altro... È triste, credo.
Credo chiamiamo che Greenberg, questo. Forse no, lui no, può no, aiutarci. No, ragazzi, non è... Greenberg, lui non lo può aiutare. No. Pronto? Flor, siamo in palestra. Che facciamo? Pregate. Va bene, che altro? Pregate dal profondo del vostro cuore. È tutto quello che possiamo fare. Sperate che migliori. Possiamo aiutarlo solo con le nostre preghiere per fargli passare tutta la tristezza che ha nel cuore. Preghiamo, solo così possiamo aiutarlo. Ti dono la mia anima, il mio cuore, ti dono tutto quello che possiedo, ma ti prego, non me lo portare via. Tutti abbiamo bisogno di te. Massimo, ti prego, ascoltaci. Abbiamo bisogno di te come l'aria. Massimo, non andartene via, non possiamo sopportare un'altra perdita. Noi non possiamo. Dottore, la prego, io sono disposta ad ascoltare la verità nuda e cruda, quindi mi spieghi. Mi dica, dottore, sono una donna forte, ho già vissuto questa situazione. La memoria di mio marito vivrà sempre dentro di me. Me lo dica, per favore. Scusi, dottore. Prego. Forza, 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 forza. Me lo dica una volta per tutte, la prego. Sto soffrendo molto, mi dica. Non sappiamo ancora come. Sì. Ma possiamo affermare che il paziente ha superato completamente la crisi. Come? Sì, il fattore rischio è sparito. Il paziente sta cominciando a migliorare. Proprio all'ultimo, nel momento peggiore, è successo l'inaspettato. È un miracolo. No! Questo vuol dire che non morirà, giusto? Cioè, no, sta bene? Non proprio, ma posso dirle che sta molto meglio di quando è arrivato. Davvero? Grazie al cielo, il mio signore è salvo! Sì, lasciami, sì. Lasciami! Non è il luogo più adatto per... Mi scusi tanto, dottore, quando potrà uscire dall'ospedale? Che succede, Floricienta? Sento che sta meglio. Sento che Massimo sta meglio. Continuiamo a pregare, continuiamo a essere uniti, pensiamo a lui. Flor. Zitto. Dimmi. Che succede qui? Che... Niente, stiamo pregando per aiutare Massimo. Flor, devi pensare alla tua salute e poi guarda com'è ridotta la casa, è un vero disastro. E allora, dobbiamo aiutarlo, ma Massimo, non pensiamo non sta, ad altro. Non è così grave. Non importa, stiamo aspettando buone notizie. Ora ci diranno che sta meglio. Dammi! Pronto? Florencia? Evaristo? Ho delle novità. Bene, perché noi stiamo pregando tantissimo perché lui guarisca. Pensiamo tanto a lui, non facciamo altro. Mi fa parlare. Il mio signore è fuori pericolo. Cosa? Sì, è un miracolo. I medici non capiscono che cosa sia successo. È un miracolo, è fuori pericolo. Ora vengo a prendere i vestiti, nel caso non ti mettano. No! Evviva, Massimo, sta male! Evviva! Evviva! Evviva!
Sì, come sono contento. Niente da fare. Da quando Floricienta è arrivata qua, lei è la luce di questa casa. Non rispondono. E se Massimo... Ehi, non dirlo neanche. Andiamo a casa, così stiamo tutti insieme. D'accordo. Potete farcela. Sì, stai tranquillo. Andiamo. Dai un bacio a Flor. Buona fortuna, ragazzi. Dopo li chiamiamo. Sì. Sì. Tra poco arriva gente, sistemiamo i tavoli. Sì. Possiamo parlare? Ora non posso, Maria, ho da fare. Per favore. Perdonami, Olivia, non so che mi è preso, ma ti prego, non dire niente a nessuno, mi vergogno molto. Ti vergogni? E di che ti vergogni? Il bacio con Franco era una bugia. Ti ho mentito. Ah, ma come hai potuto fare una cosa del genere? Non lo so, forse per insicurezza, inesperienza. È la prima volta che mi innamoro, mi devi capire. Ho soltanto paura di soffrire. E perché me lo racconti? Hai ragione, scusami. Non dovevo. Il fatto è che per me è molto difficile. Capisco quello che provi. E so che ho sbagliato. Sì. Però ti prego, perdonami, Olivia. Per favore, dimmi che mi perdoni. Vediamo. Sei tu, Fina, che mi hai portato a farlo. O sistemi l'accesso ai conti, o mando una copia del video al tuo maritino e... Che ci fai qui, ipi miserabile? Che ci faccio qui? Sto cercando Delfina, tutto qua, ma non c'è, fuori. Quindi... Vattene via immediatamente o non rispondo di me! Esci! Senti, va. Forza. Vai! E vattene! Era ora! Visto? Pare che tutti temano il grande Claudio Boniglia. Zitto, sciocco! Non ti sei reso conto che è uscito senza dire che ci faceva qui? Magari ha rubato i gioielli prima di noi. Eh no, non vale. Era venuto in mente prima a noi, ora gli parlo. Fermo! Stupido! Perché? Ormai sarà a chilometri di distanza. Chiamo l'assicuratore per la denuncia e incassiamo subito. Va bene, avverto Delfina. Aspetta, aspetta. Non capisci? Così non ci spetterebbe neanche un centesimo. Ah... Sì, però che diavolo ci possiamo inventare? Scusa, forse dovremmo cercare un sospetto, qualcuno da denunciare, un finto ladro. Dico... Un sospetto? Sì. Un sospetto? Il primo sospetto è Lorenzo. E i primi testimoni siamo noi due. Sì. Allora io adesso chiamo mia figlia. Boniglia! Sì. Sei un genio, amore, un genio. Sì. Ti amo! È stata una mia idea. Che forte. Beh, che dire... Sono un autentico genio. Figlia mia, amore mio, non sai che cosa è successo. Mamma, non è l'ora degli indovinelli, è una giornataccia. Che ti succede? A quanto pare Massimo sta migliorando, non so come mai sia accaduto. Dai, racconta. No, quell'ipi miserabile si è intrufolato in camera da letto. E sai che cosa gli potrebbe interessare? I gioielli. Pensi che abbia rubato i gioielli? Che delinquente! Ascoltami bene, vai al mio armadio, apri l'anta destra, c'è un falso sportello, lì c'è la cassaforte. È furba, non ci sarai mai arrivato, l'armadio. Tesoro, scusami, so che è una cosa molto personale, però mi dovrai anche dare la combinazione della cassaforte. D'accordo, te la dico, tanto poi la cambio. 10 a destra. 10 a destra. 20 a sinistra. 20 a sinistra. 30 a destra. Non lo dire a nessuno e non lo scrivere da nessuna parte. Ma no, l'ho già memorizzata, amore mio, non preoccuparti. E non ti azzardare a dirlo a Boniglia. Ma, amore mio, come puoi pensare che io dica a quello stupido 10 a destra, 20 a sinistra, 30 a destra? Stai tranquilla, cara. Fatto, ora sta... cioè, sto arrendo. Oh! Oh! È incredibile! Era ciò che temevo. I gioielli sono spariti. Come? Allora li hanno rubati davvero? Oh no! Adesso ammazzo qualcuno! Signora, scusi, contessa. Sì. C'è un piccolo problema. Ha
un problema? Sì, e quale sarà questo problema? Tanto sta migliorando. No, si tratta di un'altra cosa. Come? Un'altra cosa? Ah, ma certo, ho capito, i soldi. Non si preoccupi, poi pago. No, non si tratta neanche di questo, la prego. Ma insomma, che cosa avete tutti oggi con gli indovinelli? Me li hanno fatti tutto il giorno. Ora devo risolvere una cosa molto importante della mia vita. Poi torno e vado da mio marito. Proprio di questo si tratta. Il conte non c'è. Ecco. Non c'è, non è in stanza. Allora guardate in bagno o nel giardino. No, abbiamo già cercato, ma niente, non l'abbiamo trovato, è sparito. Sono qui, Flor. Amore mio. Amore mio magico. Sono guarito e so che è stato grazie a te. Io lo sento. Cos'è questo rumore? Che succede? Ma insomma, che state facendo, Flora? Che festeggia? Massimo sta bene, ci è ripreso del tutto! Va bene! Io stavo morendo. Loro sono felici. Festeggiano. E c'è Segundo. C'è Segundo. Avevo ragione. Flor è felice. Senza di me. Molto più felice. Tra poco su Boeing!